Perché la nettezza urbana non passa all'interno del borgo di Antignano a ritirare la spazzatura la sera? Beh, diciamo che ogni luogo ha il suo prelievo. In alcune parti si va con i mezzi grandi, in altri si va con i mezzi più piccoli, in altri noi vorremmo favorire quella raccolta porta a porta di dimensioni ridotte, come abbiamo fatto ai quartieri spagnoli, alcuni parchi della nostra città, e perché no, si può realizzare nel borgo Antignano, che adesso abbiamo pedonalizzato e che sta ritornando a essere il borgo di una volta, cioè di uno dei luoghi storici del quartiere Vomero della nostra città. Vorrei parlare col sindaco per dire che cosa sta facendo per le persone anziane. Ma rendere la città più vivibile, aprire il maggior numero di spazi della nostra città, parchi, far rendere più attraente la nostra città, più sicura, più vissuta, pretendere più forze dell'ordine nella nostra città, insomma, bambini e anziani devono essere le persone maggiormente tutelate nella nostra comunità. Allora, la domanda che le faccio, la richiesta che le faccio, è perché non si riesce ad aprire in toto la Floridiana, che è l'unico parco, visto che ho due nipotini, per portare i bambini, e bisogna portarli per via Luca Giordano e via Scarlatti con tutta la polvere, con le strade non perfettamente igienizzate, mentre potremmo usufruire di quel parco che è un bel polmone di verde in questo quartiere. Beh, là ricordiamolo che la Floridiana è della sovrintendenza. La sovrintendenza a un certo punto stava chiudendo la Floridiana per ragioni, devo dire, anche discutibili. In parte siamo riusciti a trovare un'intesa, ci siamo voluti far carico, proprio perché consideriamo i parchi una priorità della nostra città, ci siamo voluti far carico di tenere aperta la Floridiana mettendoci noi delle risorse economiche ed umane. Pian pianino la stiamo riaprendo, non solo aperta, aumentando gli spazi di fruizione, e l'obiettivo strategico sul quale non bisogna mollare, che è un obiettivo che bisogna raggiungere, per fine anno riaprire l'intera Floridiana. Vorrei ricordare anche un'operazione importante che abbiamo messo in campo con la sovrintendenza e l'apertura di una caffetteria, di un punto ristoro all'interno della Floridiana per farla vivere ancora di più, e le iniziative anche che ci saranno pure quest'estate all'interno del Parco Floridiano. Quando è che la metropolitana 1 passerà con più frequenza? C'è bisogno di comprare i treni. Chi aveva progettato la metropolitana molti anni fa, secondo me, ha previsto un po' di stazioni di troppo. Per esempio Arcominelli-San Pasquale bastava una sola, si erano scordati i treni. Sembra una cosa che fa ridere, ma si erano scordati di progettare e acquistare i treni. Abbiamo posto rimedio anche a questo, abbiamo fatto la gara. La gara si aggiudicherà e se tutto va come deve andare avremo i primi treni tra 2 anni che ci consentiranno di avere un treno metropolitano ogni 4-5 minuti, quindi cominciare a andare negli standard più vicini a quelli internazionali. Quindi anche questo è un risultato strategico che abbiamo ottenuto, perché di fronte all'imbarazzo di chi si era dimenticato dei treni, abbiamo cercato di trovare risorse che ci sono state, che abbiamo rinvenuto, e quindi adesso finalmente si potrà pensare anche a treni nuovi per la nostra linea 1 e poi anche per la linea 6.